Presidente, questa è una bella giornata per la statistica ufficiale, un protocollo che mira a rafforzare la funzione statistica in un momento di evoluzione del quadro istituzionale e quindi l'idea è proprio di accompagnare con una funzione statistica importante il nuovo assetto avviato e quindi la statistica per mettere nelle condizioni i nostri amministratori di avere un quadro aggiornato, dettagliato in modo da poter orientare le proprie scelte, una statistica che consenta anche ai cittadini di avere il quadro della società in cui vive e anche di esercitare quella funzione importante nella democrazia che è il controllo, la verifica degli effetti delle politiche degli amministratori. Questo territorio è già stato ben indagato dal punto di vista statistico, c'è una mole di dati storicamente significativa. Certamente c'è un'attenzione in questa regione, in questa città per la consapevolezza nel mondo in cui operano le persone e le imprese e c'è anche quindi una tradizione di cura dell'informazione statistica. Cambia la società italiana, cambia anche il modo di indagare i numeri che esprimono questa realtà? Certamente, questa è una grande sfida per le autorità statistiche. L'Istat ha proprio recentemente avviato un programma di modernizzazione proprio per riuscire a utilizzare congiuntamente tutte le fonti statistiche, non solo le tradizionali indagini, ma il patrimonio informativo di natura amministrativa, i big data, sfruttando le nuove tecnologie e metodologie. Grazie, Presidente.